Sì, il terzo posto è nostro. Dai, dai così. Italiani, andiamo in piazza a strombazzare. Mamma mia, raga. Mamma mia. Cioè, io vorrei essere del tutto sincero. Per me le finali del terzo e il quarto posto andrebbero abolite. Abolite. Cioè, ma porca di quella vacca. Per me non ha senso neanche al mondiale. Cioè, ma figurati. Figurati per la Nations League. Ma figurati per la Nations League, che è il trofeo Birramoretti per le nazionali. Cioè, ma la finale del terzo e del quarto posto. Ma seriamente? Cioè, ma io sono d'accordo con Curto. Ah, dai, era, era una cazzo di amichevole oggi. E giudichiamola per quello che è Un'amichevole amichevole in cui l'Italia comunque ha fatto vedere delle ottime cose per il 90% della partita, più o meno. Perché fino al 2-0 abbiamo dominato, secondo me, ampiamente il Belgio, che però poi negli ultimi minuti va detto che è uscito alla distanza, in particolare quando è entrato De Bruyne. Perché con l'ingresso di De Bruyne, la partita è totalmente cambiata. Un giocatore. Giocatore monumentale, senza precedenti, che è Vinde Bruin, è veramente un fenomeno assoluto. È entrato, ha cambiato la partita ed è un po' l'essenza, secondo me, del Belgio. Cioè, il Belgio è una squadra che gioca, secondo me, veramente male. Cioè, comunque, l'Italia, lo ripeto, ha dominato per tipo fino al 2-0, poi con il 2-0 ci siamo abbassati un po' e loro sono usciti alla distanza, hanno preso tre pali però ha detto che cioè, due pali li hanno presi praticamente appunto dopo il 2 a 0 e l'altro è stato sostanzialmente un episodio la traversa di Salemaker quindi comunque sia mh, sto Belgio continua a non dirmi granché perché se non se gli togli i singoli diventa una squadra estremamente battibile l'Italia invece anche con diversi cambiamenti, anche con una formazione fondamentalmente sperimentale. Secondo me ha tenuto il campo molto bene. E alla fine... E alla fine, raga, ha vinto una cazzo di amichevole, ma parliamoci chiaro. Cioè, io l'ho vista giusto perché domenica pomeriggio erano le tre, mi sono messo qui chillando, ho fatto la diretta, poi ho detto ci faccio un piccolo video. Però, raga, dai, cioè, parliamoci chiaro. E mi dispiace tornare di nuovo all'argomento iniziale, cioè queste finali del terzo e quarto posto le dovrebbero abolire. Basta, ma, ma, io mi, ma uno no, che perde una semifinale, cioè la semifinale è, porca miseria, l'ultimo passo, il penultimo passo, prima della realizzazione di un, di un sogno, ovvero vincere il trofeo. Chi perde la semifinale, porca miseria, ha i nervi... A fior di pelle demotivato al massimo, ma con quale cazzo di spirito vai a giocare una, una partita per, per il terzo posto? Ma che è? Ma che è? Che, che cos'è? Io posso capire le Olimpiadi dove dici ci sono. C'è cioè l'oro, l'argento, il bronzo, una cosa più che altro iconica e più che altro dovuta... Cioè. Che si rifà ad altri tipi di sport, tipo la corsa per dire l'atletica, queste cose qua le posso capire. Medaglie per il bronzo, l'argento, ma fa una finale per il terzo posto. Va. Comunque almeno ci hanno occupato questo pomeriggio domeni domenicale, quindi grazie lo stesso. E niente ragazzi, io non ho nient'altro da dire su sta partita, cioè, l'ho vista giusto per passarmi la domenica, voglio essere del tutto sincero con voi, qualche indicazione interessante si può trarre comunque dal, dalla gara giocata dall'Italia, ma comunque ragazzi, terzo posto niente boys io vi rinnovo appuntamento in settimana con nuovi video sempre Forza Italia anche in queste amichevoli per il terzo posto e ci vediamo ad un prossimo aggiornamento sempre qui sul canale ciao